Welcome, io sono Pierre e ti do il benvenuto in questo nuovo Svuota la spesa di Tigotà. Ho comprato tantissime cose, per tutto quello che vedrai ho speso 38,76 euro con tre omaggi. Uno lo vedrai, due ti lascerò le foto perché li devo andare poi a ritirare la prossima settimana perché non li avevo. In più, alla fine di questo video vedrai un intruso che ho già messo in immagine di copertina, però non ho voluto svelare troppo, quindi guarda il video fino alla fine per scoprire che cos'è. Iniziamo subito con lo svuota la spesa. Il primo acquisto è questo additivo additivo igienizzante Bioform Plus. Sembra quasi il detersivo in polvere, però è un additivo igienizzante che aggiungi al detersivo in polvere prima del lavaggio. Io lo metto nella vaschetta perché il detersivo in polvere lo metto direttamente nel cestello insieme ai capi, mentre questo lo metto nella vaschetta dove dovrebbe andare il detersivo. Ne basta un cucchiaino, non ne serve tanto. Questa confezione è da 500 grammi e l'ho pagata 1,75 euro in offerta. Ti conviene acquistarlo se ovviamente è un prodotto che utilizzi. Io lo aggiungo a prescindere anche se uso detersivi in polvere di marca, perché trovo che i capi rimangano, non so, anche i cattivi odori vanno tutto via. Quindi difatti c'è scritto rimuove germi e batteri, efficace su bianchi e colorati, smacchia e sbianca. Difatti trovo che i capi mi rimangono molto meglio. Te lo straconsiglio, tra tutti quelli presenti in negozio questo qua era quello che costava meno. Della Sole, il detersivo liquido per i capi scuri. Io lo utilizzerò, c'è scritto capi delicati con olio di patchouli, capi scuri. Io lo utilizzerò esclusivamente per i neri perché l'ho terminato e ho notato che se uso i detersivi apposta in base ai tipi di capi, i capi stessi mi rimangono molto meglio, perché di solito ero abituato a utilizzare il detersivo in polvere, vabbè all'inizio quello liquido, ma adesso sto utilizzando quello in polvere perché trovo che funzioni meglio, ma lo utilizzavo per tutto, quindi delicati, tranne la lana, quei lavaggi a mano che lavano a una temperatura molto bassa perché non lo scioglieva bene. Però per tutti i colorati, bianchi, neri, utilizzavo sempre lo stesso tipo di detersivo. Adesso sto iniziando a dividere, quindi faccio una lavatrice solo di neri, una lavatrice solo di bianchi e una lavatrice di misti, perché alla fine butto un po' tutti i colori. Quando faccio i neri uso però questo tipo di detersivo, quindi liquido, per i neri. Guardando, questo qua era quello che costava meno, quindi ho preso questo qua della Sole. No, forse quello che costava meno era della Home Circus, qualcosa del genere, non so come si pronunci. Però ho voluto provare Sole perché di solito per la lana prendevo sempre questo marchio. Quindi questo qua un litro, 1,19 euro. Ho preso l'acqua demineralizzata, questa qua, 65 centesimi, della Amacasa, per il ferro da stiro da 2 litri, quella neutra, che aggiungo, come hai visto nello svuota la spesa di acqua e sapone, aggiungo quella della felce azzurra, cioè ci aggiungo un tappino. La Smac gel con candeggina, sgrassa fondo, sbianca dal primo utilizzo, igienizzante. Questo qua da 850 ml, 1,29 euro. La Lisoform candeggina, questa qua, 1,99 euro, sono 2 litri e mezzo. È nuova, profumazione floreale, rimuove anche gli allergeni. Serve un po' per tutto, qua c'è scritto igienizza, smacchia, bianca, deodora, senza fosfati. Va bene per i sanitari, va bene con del detergente per lavare i pavimenti, va bene per anche le cosine per i bambini, perché qua c'è un seggiolone, e va bene per i capi, direi bianche, perché comunque candeggina. Difatti c'è scritto bucato in lavatrice, capi bianchi, casa, uso diluito. Bucato a mano sempre per i capi bianchi e si può usare anche puro volendo nel WC, negli scarichi o se no su una spugna passi e poi risciacqui. Sempre di famiglia candeggina, come visto nell'immagine di copertina, tanto per far la rima, c'è candeggina più denso, questo qua è nuovo.
Ho preso questa profumazione, sì, Armonie Floreali. C'era anche quella versione blu, che ora non ricordo se è tipo sempre qualcosa di più fresco, roba del genere. Rimuove germi e batteri, due volte più denso, casa e bucato. Con tappo zero schizzi, che è questo qua, ok. È un litro, l'ho pagato in offerta 1,59 euro. Va bene sia per la pulizia della casa che per il bucato. La Bioform Plus spray igienizzante con anticalcare. Questo qua l'ho preso apposta per il bagno. È 750 ml, 1,65 euro. Non mi pare che sia in offerta. Ci sono le novità, che mi pare che variano le profumazioni, però non ricordo se anche anticalcare o un vuoto, però sono in offerta, mi pare che costino forse qualcosina in più ora, mi sembra, però non ne sono certo, ma ho voluto prendere questo perché a me serviva anticalcare. Va bene per i sanitari, per la doccia, perché lucida, rinnova e igienizza, quindi va bene anche per il lavello in acciaio della cucina, ma io lo uso. Detersivo per i piatti della Nelson, questo qua, Sensitive, che mi pare che avevo già acquistato tempo fa, ma non, tu non l'hai mai visto, ma io l'ho già usato, con burro di karité, pH neutro sulla pelle, perché ultimamente ho trovato che mi sto disintegrando tutta la pelle delle mani a forza di utilizzare i vari prodotti e tutto, perché mi dimentico sempre i guanti, e va bene. L'ho pagato 1,15 euro, 900 ml, e ho preso anche questo con carboni attivi. Questo qua c'è scritto 5+, estrazione sgrassante, rimuove le incrostazioni, dura a lungo, combatte i cattivi odori, rimuove lo sporco bruciato. Ho provato questi due. C'era anche il pacco da 4 di svelto, però mi pare che l'uno mi venisse a costare di più rispetto a questo. Credo, se ho fatto bene i conti, perché oggi sono un po' sfamata. Lo so che non funzioneranno, ne sono più che consapevole, ma io sono come San Tommaso che non ci crede se non ci mette il naso, o qualcosa del genere. E ho provato a prendere dalla Condé i panni cattura polvere a 99 centesimi. Sono 20 pezzi. Secondo me saranno di quelli che si attaccano dappertutto, si iniziano a sfaldare, non ti catturano niente di polvere. Però vabbè, io ci devo sbattere il muso. Quando ci ho sbattuto il muso inizierò a comprare quelli più adatti. Il talco, questo qua della Felcia Azzurra, a 59 centesimi, sono 100 grammi. C'ha lo stesso prezzo di un altro marchio che ora non ricordo, però va bene. Ho preso questo perché io lo utilizzo, non so se lo fai anche tu, fammelo sapere nei commenti se anche tu fai così. Io ne metto un pochino nelle scarpe perché ho trovato che deodora molto e mi trovo benissimo. Quando poi togli il piede hai la calza bianca, però fa niente. Alcune cose che vedrai qua non sono ovviamente per me, però diciamo che preciso tanto per. Ho preso questi proteggi slip dell'intervallo a 1,29 euro, sono 20 pezzi più 4 gratis, quindi 24 pezzi. Sono regolari, quindi dovrebbero essere una misura normale, credo. Hanno 3 pallini su 6, quindi credo che sia una protezione media, protezione quotidiana, e sono freschi. Cioè, credo che ti rilascino un po' di freschezza, penso. Sempre rimanendo nell'ambiente intimo della Bioteca Italiana, Tè Matcha, questo qua, in pratica è un detergente intimo al tè matcha. 300 ml, l'ho pagato 2,99 euro in offerta. Se acquisti un prodotto della Bioteca Italiana, ti daranno in omaggio un altro prodotto della Bioteca Italiana. Delle maschere, un po' di tutti i tipi. Ho preso, come hai visto nell'immagine di copertina, questa qua della Garnier Skin Active Pure Charcoal. Perdonatemi, maschera in tessuto, purifica e idrata, acido ialuronico più tenero più LHA. Pelli miste e grasse, io purtroppo ho la pelle mista, grassa, non
schifo di pelle, assolutamente, infusa con l'equivalente di un flacone di siero, formula vegana. È la primissima volta in assoluto che io prendo, almeno che io ricordi, una maschera in tessuto, non l'ho mai provata. Questa qua dietro c'è scritto di applicarla, ovviamente devi detergere il viso, avere la pelle pulita, applicarla per un quarto d'ora, poi rimuovi la maschera con delicatezza, ti massaggi il viso e il collo per far sì che assorbi tutto, oppure puoi direttamente rimuovere col dischetto in cotone. Poi c'è scritto che per completare la routine bisognerebbe acquistare anche gli altri prodotti che non ho acquistato, ma vabbè. Questa qua in offerta l'ho pagata 1,49€. Ci sono anche altre versioni sempre da Garnier, mi pare lo stesso prezzo, mi è venuto provare questa bella lista. Poi ho ripreso, se ti ricordi, l'avevo già presa secoli fa della Geomar, questa qua, maschera viso 5 minuti, purificante effetto matte con argilla bianca e bio fiore di malva. Sono due maschere, sono semplicemente quelle che apri e ti stendi sul viso, l'ho pagata 99 centesimi. Di questa ne ho presa un'altra identica, quindi ne ho per 4 volte. Non è in offerta, è sempre il prezzo classico, mi ero trovato benissimo e quindi ho voluto riacquistarla. Ho preso della Clinians questa qui, che c'ha anche il tubettino perché è un'altra da stendere, ed è una maschera rimpolpante con acido ialuronico, super idratante, elasticizzante, pelle compatta. Anche questo è sistema ialuronico, dovrebbe fare un effetto lifting contro le rughe, ti rimpolpa, ti tira su e mi toglie 27 anni in un solo colpo. Questa qua in offerta l'ho pagata 1,79€, se non erro sì, ci sono 3 dosi, posa 10 minuti, quindi in questa confezione ce l'hai per 3 volte. In offerta la Lacano Gas anti umidità, dovrebbe essere uno spray stile lacca. Che buon profumo, però sì, dovrebbe... Allora, non so come rimane sui capelli, ma ovviamente non è per me, però io voglio capire, perché ho chiesto alla commessa se, visto che c'era scritto lacca, però no gas, volevo capire se rimaneva un effetto come la lacca, perché se ti rimane l'effetto un po' appiccicoso sul capello, sembra di no. Devo aspettare che asciughi un attimo, perché non mi piace la lacca a me, perché sul capello, soprattutto lungo ovviamente, ti rimane un po' poi... se abbondi ti rimane un po' quell'effetto tutto appiccicato, che non è bello. Invece questa c'è scritto no gas e dovrebbe essere quindi più leggera. A sentirla così mi sembra proprio di sì, che se tocchi senti che c'è un prodotto, però non ti rimangono tutti incrostati, quindi dovrebbe essere una meraviglia. Questa qua è anti-umidità, quindi viene data anche se non ti piastri i capelli, quel che è comunque per voi ragazze, con l'umidità causa cambio tempo e tutto un po', hai un capello che tende a gonfiarsi, con questo dovrebbe rimanere il tuo capello naturale o piastrato o boccoloso a seconda della acconciatura che ti fai. Sono 200 ml, è in offerta a 2,99€, tutta la linea Adorn, ok, è in offerta, e se acquisti un prodotto Adorn ti danno in omaggio uno scrunchies per i capelli nero con i pois bianchi. Poi nel reparto integratore ho acquistato la pappa reale fresca dell'Equilibra, questa qua a 6,65€, sono 10 flaconi, ti danno quelle bottigliette che tu scuoti un attimo e bevi prima della colazione, ed è adatta per stanchezza e affaticamento, quindi nel cambio stagione ci sta tutto. Addirittura di solito io lo prendo per un mese, quindi dovrei prendere ancora altre due confezioni. L'ho già presa in primavera, mi trovo divinamente. Tre deodoranti, questi qua della Nivea, di nuovo, perché come marchio mi trovo bene, mi trovo anche bene con i roll-on, questi qua.
ho preso, sono in offerta un euro 85 l'uno, ho preso Black and White Invisible Ultimate Impact, qualcosa del genere, comunque questo qua, per i bianchi e per i neri, poi ho preso questo qua, Dry Fresh 72 ore, e poi ho preso deodorantanti perspirant Protect and Care 0% alcohol. Questo qua non so di preciso cosa variano, però noi li prendiamo. L'ultimo maggio mi è andato questa pallina qua che c'è scritto poncio richiudibile. Praticamente quando me l'ha data in cassa non avevo capito cos'era. Quando sono uscito ho detto: ah, ma che carino, una pallina, apriamola. Quando l'ho aperto ho trovato questo e ho detto: oh, un rotolo di sacchetti per la pupù dei miei ragazzi. In realtà no, poi sono andato sulla bustina e ho detto che è un keyway richiudibile, qualcosa del genere. Non l'ho ancora aperto perché so già che non riuscirò mai a richiuderlo come c'è scritto lì. Al tatto è proprio un effetto sacchetto dei rifiuti, quindi credo che sia un keyway d'emergenza usa e getta, rimane tipo poncio, ok, non si capisce, ma fidati, è tipo un poncio col cappuccio, ok, forse così si capisce di più. È meraviglioso, per non storpiare la parola, e ok, va bene. Adesso dovrò richiuderlo e metterlo nella pallina, però secondo me usa e getta perché è proprio tipo sacchetto dei rifiuti. Va bene, via! E per finire, perché lo svuota la spesa Tigotà è terminato, non mi vaggio la manica, ok? Ultimo prodotto che non c'entra niente con Tigotà, ma che è intravisto un po' nell'immagine di copertina, l'ho acquistato da Ins, perché di fianco al mio Tigotà c'ho un Ins. Ho acquistato altri due prodottini, ma non ti sto a far vedere perché tanto non è nulla di che, ma questo ci tengo. Perché in un vecchio svuota la spesa, non ricordo il preciso quale, ma ricordo che avevo fatto vedere un tè della San Benedetto, tè verde e cactus, la bottiglietta piccola che stra adoro, e sotto a quel video Sara mi aveva detto se per caso avevo mai provato il nuovo tè con il fico d'India. Io non sapevo neanche dell'esistenza, ho provato a cercarlo e non lo trovavo da nessuna parte. Poi stamattina mi sono messo a spidocchiare un po' le offerte qua e là dai vari volantini e ho visto che c'è da Ins questo qua della San Benedetto, tè in acqua minerale naturale fico d'India. Non l'ho ancora aperto, la confezione da 1,5 litri costa 79 centesimi, quindi secondo me è niente. Però, cioè, adesso vado a prendere un bicchiere e lo assaggio. La profumazione già mi piace. Proviamo il gusto. Prendo un pochino perché magari poi va a scegliere. È buono. E te? Perché sai di te? Però lo trovo un pochino più dolce, c'è quel retrogusto buono, mi piace tantissimo. Termino qua il video, se ti è piaciuto lasciami un mi piace, se hai qualche consiglio, suggerimento, se vuoi darmi qualche opinione su questi prodotti o su altri prodotti che trovi da Tigotà, scrivimelo qua sotto nei commenti, fammi sapere qual è il prodotto che compri e ricompri da Tigotà, mi raccomando. Se sei nuovo iscritto o non iscritta, perché vedo che state crescendo, grazie infinite, lasciami un saluto che ti do il benvenuto e se non hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti le mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo al prossimo video, bye!